Vittoria storica. Così il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, affacciandosi al balcone dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, ha salutato la decisione dell'ONU che ha definito la sua detenzione illegale, chiedendone la liberazione. Dicono no il governo britannico e quello svedese, che ritengono irrilevante la conclusione dei giuristi delle Nazioni Unite, che non è vincolante penalmente. Assange non ci sta, è deciso a riprendersi la sua libertà. Se questa illegale e immorale detenzione dovesse continuare, ci saranno conseguenze penali per le parti coinvolte. Conseguenze che possono essere decise in qualunque Stato, perché la Convenzione contro la tortura, adottata dalle Nazioni Unite, ha una giurisdizione universale. Nel 2010 Assange viene arrestato a Londra. L'azione legale era stata intrapresa da Svezia e Regno Unito dopo le denunce di abusi sessuali da parte di due svedesi. Prima è stato detenuto in carcere, poi agli arresti domiciliari. Dopo aver perso in appello nel Regno Unito contro la sua estradizione in Svezia, Assange ha deciso nel 2012 di rifugiarsi all'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Secondo l'ONU è a tutti gli effetti un prigioniero.